Questo è un video richiesto, lo farò un po' in soft spoken, un po' in whispering, così per cambiare. E video richiesta, ovvero un get ready with me, che di solito non faccio mai perché già sono cieca di mio, in più se devo truccarmi qui col mini specchio della palette, non so cosa ne verrà fuori, ma proviamoci lo stesso. Devo farlo per forza perché come mi metto. A parte il rossetto, tutto il resto lo devo mettere senza gli occhiali, non vedo un colpo. Però non importa, è una sfida accettata in questo caso. Quindi, vi ho lanciato un sondaggio su Instagram perché di solito io ho la fissa in questo periodo di usare questa palette qui per tutti i miei make-up quando non mi faccio quel make-up easy, cioè quando coloro gli occhi. E allora vi ho fatto questo sondaggio su Instagram per decidere quale palette avrei utilizzato per non scegliere sempre le stesse cose. E indovina un po', creatura, quale palette ha vinto? Un rullo di tamburi. Ha vinto questa. E vabbè, con il ben 63% di voti. E quindi niente, tra l'altro avevamo dato dei nomi diversi. Questa si chiamava Cosmo nel sondaggio. Ok, allora vi ho fatto scegliere la palette, non vi ho fatto scegliere i colori perché vabbè, ho pensato di fare, dato che io ho gli occhi color cervone, ho praticamente tutti i colori. Pensavo di fare qui il blu e qua verso la rima interna fare Venus, che adesso ti faccio vedere. Uno è Neptune e l'altro è Venus. Sono quei due al centro. Questo e questo. Che non so se rende bene in videocamera, ma qui dal vivo. Fucsia direi, quindi fanno un bel contrasto, non c'entrano niente l'uno con l'altro, allo stesso tempo c'entrano da Dio perché dici, perché è Cosmo, perché è una cosa tipo Galaxy, ok? Magari verso la rima interna proprio ci mettiamo il Celestial che è bellissimo. Perché è un bel punto luce, così. Non ho fatto la base, quindi andiamo di base cercando di fare velocemente perché tanto i passaggi già li sai, visto che a parte che non è un tutorial. E più che altro sto finendo il fondotinta e sto cercando di capire quale ricomprarmi, cioè vorrei provarne uno nuovo, tipo anche Astra o Essence, però devo vedere, cioè, volevo comprarlo online, però online non si vede bene la tonalità, quindi vorrei andare in un negozio fisico, però qui da me non ce n'è. Allora. E di solito
per uscire metto la base, quella della Kiko in crema. Mi sento tutta storta, perché lo sono, vabbè. E adesso ho questo fondotinta in polvere, che se ti ricordi è mezzo finito, praticamente è finito, devo stare a grattare i bordi, che ridere. Non so cosa riuscirò a fare perché non ce n'è proprio quasi più. Devo decidere dove andare a comprare un fondotinta. Le 7:45 e c'è una bambina che non so perché non ci sono bimbi qua, che ora sotto la mia finestra, sarà un fantasma, non lo so. Altrimenti mi sarebbe piaciuto provare qualcosa di chic glam, se tu hai qualche consiglio. È che il problema mio è capire, cioè dovrei prendere tipo la tonalità più bassa, perché anche se è estate, tanto stiamo andando già verso l'inverno, verso l'autunno, io comunque non mi sono abbronzata, o se mi sono abbronzata è quando sono in macchina, prendo il sole perché c'è la macchina nera e in più col vetro, no? Riflette. E quindi l'unico modo in cui mi sono abbronzata è stato quello, cioè stando in macchina. Livello difficoltà level pro. Ah sì, poi mi sono arrivate le cuffie nuove, devo ancora provarle. Non ho avuto tanto tempo in questi giorni. Allora, poi mettiamo il blush. Guarda, non ti so dire come ho messo la base, credo che non si veda la differenza, ma non importa. Userò tutti gli specchietti di sto usando come blush sempre questa qui di Kiko, perché attualmente è quella che mi piace di più. Ne avevo un'altra ancora più bella, ma l'ho rotta perché purtroppo qui, come sai, non ho spazio e le mie cose non so dove metterle, e se le impoggio da qualche parte arriva qualcuno e le fa cadere di solito. Quindi allora adesso tengo tutto dentro quel cassetto lì e all'occorrenza la uso. Farò così. Allora, Green Me Blush, numero 102. Come al solito vado a stendere con questo pennello. Sto facendo schifo, non si vede niente. Facciamo anche un po' qui, tanto non si vede nulla, ma forse qualcosa si vede. In inverno si sta bene con la ring light perché fa caldo, in estate si muore. In più ho dovuto chiudere la finestra perché, guarda un po', alle 7:45 già stavano tagliando l'erba e quindi sto schiumando, ma facciamo finta di nulla. Come illuminante uso ancora questo ombretto in crema di Ulac, perché mi sono fissata, adesso quest'estate userò questo, poi questo inverno o questo autunno cambio. Proprio adesso va bene così, e la vado a mettere sempre col dito, come ti avevo detto, sul naso, la punta del naso, non sto vedendo niente, sulla punta del naso, poi qua, poi
faccio sempre così, per vedere dov'è il mio tico. E poi sto pensando, di solito li metto anche qua, però prima andiamo a fare il make up e poi dopo, beh, già sembro più fresca, tipo illuminata, ecco, più illuminata dal Signore. Andrei con questo pennello che è già sporco, ma non importa, e andrei a fare il blu. Adesso sarà difficilissimo perché non vedo niente. Andiamo a fare qualcosa sugli occhi, vediamo cosa ne esce. Non metto neanche il primer perché tanto dopo, cioè, mi sembra anche tra virgolette di consumare prodotto, perché poi dopo questo make up lo uso solo per fare questi due video e poi dopo me lo tolgo perché c'è troppo caldo adesso per stare truccata. Poi dove vado? Cioè, capito? Dopo sto in casa, non sto in casa truccata come si vede fare ad alcune influencer. Sono pasticciona, quindi mi gratto gli occhi e dopo sembro uscita da un film horror. E quindi no, per me no. Perché di solito tiro giù qui e faccio, però mi manca la terza mano. Dell'effetto ottico, illusioni, l'effetto ottico. Adesso ovviamente ho, a parte il cane che abbaia, ho un occhio anche diverso dall'altro, oltre che ho una forma strana di occhio, quindi non mi verrà mai il make up uguale per forza. Si può dire niente, ma per quanto sia strano, stiano strani i miei occhi, comunque ci sta bene qualsiasi colore, quindi almeno, allora non potrò mai fare un eyeliner perché appunto con questa forma non lo puoi fare, però qui il classico eyeliner nero o colorato, quello che è, però perlomeno col colore degli occhi che io almeno ho la fortuna che posso abbinare qualsiasi colore, diciamo una sfortuna dall'altra, l'altra una fortuna, per fortuna. Sarebbe stato un disastro. Io qua vado a spalmarlo, ma tanto dopo quando apro l'occhio non si vede niente, cioè non cambia nulla. Però mi dà fastidio a me avere, non averlo riempito qua. Tutti i cani del vicinato. Vedi, non cambia niente. Che bello. Non so se stai vedendo qualcosa, però qualcosa sta succedendo, soprattutto fuori. Pure l'occhio incappucciato dovevo avere, cioè proprio delle sfighe della vita. No, scherzo ovviamente. Poi adesso andrei con cercarlo, perché in questo periodo non lo sto usando perché appunto il make up, salvo qualche raro caso che però mi faccio un make up, non make up, quindi non c'è ombretto, lo sto utilizzando appunto solo per fare il video e poi dopo me lo tolgo. In inverno invece magari me lo tengo anche tutto il giorno perché non è che c'è caldo, quindi voglio che la mia pelle respiri, ecco. Poi magari in inverno si esce anche di più perché
Adesso ci sono 38 gradi fuori. Eh già, è stata una buona idea. Sembra proprio un rosa Barbie, che però abbinato al blu, al suo perché. Rosa Big Bubble, il gelato, tipo, che è quel colore innaturale, tipo, che bello, guarda. Ah, adesso lo sfumiamo un po' col pennello sporco di prima, lo andiamo a sfumare, si creerà una specie di viola qui in sfumatura, quindi non ci sarà neanche bisogno di aggiungere altri colori. Questa cosa mi piace molto, una sfumatura naturale. Perfetto, guarda, non so se si vede qualcosa. Provo a mettere un po' di rosa con il pennello sporco di prima di blu sotto, senza cercare di metterlo dentro l'occhio, non ce la farò. Paura, ok. Tocca farlo con l'occhio chiuso. Ah, tutta la polvere negli occhi, che brutto. Infatti si è sbavato. Andiamo a settare col sistema la faccenda. Ok. Bello, bello. Adesso aspetto che tutte le dita sporche. Se trovassi un micro pennello, se no andrò di dito anche stavolta, magari col mignolino, che è il ditino più piccolino che ho. Farci il Celestial, che è bellissimo il Celestial, si potrebbe quasi usare come illuminante. Andiamo di dito, dai, ma sì. Eh sì, il Celestial ci vorrebbe un po' più di, cioè proprio una base, però vabbè, lo stesso, dai, ci accontentiamo. Come puoi vedere, io ho una membrana che copre l'occhio. Cimaro io di Naruto, ma vabbè. E è entrata anche della polvere di ombretto e andrà via, e quindi io vado a metterlo anche sopra la membrana e da questo effetto fico. Bello, bello, dai. Per quanto male lo abbia fatto, perché sono scomodissimo qui, non vedo niente, però dai, devo dire che non è venuto male, mi piace la sfumatura che ne è uscita. Adesso non vedo senza occhiali, dopo mi guardo se qua, vabbè, non importa. Poi io metto sempre il solito rossetto, ma andiamo a fare le lenticini, che mi piacciono troppo, così me le vedi quando me le faccio, come le faccio. Spero che questo video ti stia rilassando. Così. Cercando di andare abbastanza dritta, non si vede nessuna differenza, probabilmente, non so. E poi vado qui a random, così, un po' grandi, un po' piccoli.
Invece io sono così contenta perché va bene, anche io ho avuto il calo di views delle, dei video quelli normali, normali. Ma i video quelli di, della domenica hanno sempre la stessa, le stesse 400 e passa views. Che tu dirai che sono poche, sì, ma sono sempre stabili. Vuol dire che quelli lì proprio sono i fedelissimi che ci sono sempre. Scusa, ho urtato il microfono. Quindi, per quanto possa essere un numero irrisorio, piccolo, eccetera, eccetera, però è stabile. E quindi questa per me è una gran cosa, ecco. Perché chi dice no, continua a fare, perché ho detto non se li guarda quasi nessuno, cosa li faccio a fare? Li faccio per queste persone che sono sempre, che io ho detto nei primi video, ok, vi piace continuare la serie, però voi continuate a guardarla. E loro hanno detto sì. Questa è dare una parola e rispettarla, e per me è importantissimo, perché ci sono magari anche tante persone che ti richiedono i video su Instagram, su, anche su YouTube, e dopo magari li fai e non se li guardano neanche. Ma siete sicuri che volete questo? Sì, sì, e poi non li guardano. Cioè, capito? Invece qua c'è stato chi ha detto sì, continuerò a guardarla, e continuano a guardarla, cioè, capito? Nonostante le vacanze, nonostante le ferie, nonostante costante e onesta, che se dici una cosa è quella, lo dici per far piacere a me, poi dopo in realtà non ti interessa guardare il video, che secondo me tanti dicono sì sì per farti piacere, ma se io chiedo sei sicuro di volerlo vedere e tu mi dici sì, io ti credo, già, capito, me lo faccio per te, perché io potrei fare anche altri format, anche se in realtà mi piace farli a tema, come hai visto. Quindi magari per un periodo faccio una cosa, per un altro periodo faccio altro. Infatti dopo magari a settembre cambiamo un po' format. Volevo anche magari scegliere qualche libro insieme, o non ti preoccupare, quell'altro lo finiamo con gli audio. Però hai capito, insomma, fare anche a tema autunno, Halloween, così, anche se siamo già partiti con Summerween, ma questo è un altro discorso. Che poi in realtà Summerween mi pare che sia il 31 agosto, del genere, o il 31 luglio, agosto, non lo so, dopo guardo su Google. È una festa inventata, anzi dopo ti leggo. Ah, giusto, aspetta, che cavolo sto facendo? Gli occhiali, l'unica cosa che posso mettere abbastanza bene è il rossetto, perché posso mettermi gli occhiali lerci. La tua segretaria sexy, non scherzo. Sto scherzando, Subito, subito non agitatemi. Anche perché siamo praticamente tutte donne sul mio canale, tranne il piace, Riccardo. E non lo so, forse vede.
E fra. Potrebbe essere una cosa nostra che solo noi sappiamo e diremo: solo la tua segretaria sexy e nessuno capirà, perché tanto non ha senso. Per confondere un po' i non abitanti del regno. Potevo metterlo meglio, decisamente sì, ma questa è un'altra storia. Io penso sempre meglio, quindi ogni cosa che faccio di come potevo farlo meglio non va bene. Comunque me lo do solo per non sciogliermi durante il video dopo, che sarà tra l'altro un haul del mercato. Non vedo l'ora di farti vedere le cose, così poi dopo posso indossarle. Ma tu le avrai già viste probabilmente. Spruzzo questo che è il fissante, tanto solo per durare, che questa siamo.